Benvenuti a In Sala con Max, la rubrica del cinema, come piace a me. Ragazzi, scusate, io veramente con sto occhialetti non ce la faccio. Pure sta sciarpetta, ma me la devo tenere per forza? Ma sì, ti sta bene. Ma che me sta bene, dai, che paro marzullo, dai, per favore. Dai, forza, cominciamo, dai! Alcune persone sostengono che d'estate escono solo film brutti. Ecco, bravi, andate al mare. Lasciate noi amanti del cinema a godere dei titoli più belli dell'anno al fresco dell'aria condizionata. Anche perché oggi fuori fa molto caldo. Per questo fine settimana segnaliamo tre uscite imperdibili per gli amanti della settima arte. Cominciamo con un titolo che per molti di noi ha significato la perdita di varie diottrie. Tirate fuori il costume da bagno. In sala è arrivato Baywatch. La nostra squadra è l'elite dell'elite. La serie TV che ha fatto palpitare un'intera generazione approda sul grande schermo con un cast rinnovato ma assolutamente di livello. Dwayne Johnson nei panni di Mitch Buchanan, Zac Efron che io mi sbaglio sempre con Justin Bieber e soprattutto una carrettata di patate estive, delle quali francamente fatichiamo a ricordare i nomi. Si segnala la pesante assenza di Pamela Anderson, degnamente sostituita dalla debordante Kelly Rohrbach, forse la Mona Lisa delle ciacione, telaio da fuoriserie e salvagenti omologati. Perché sembra sempre che corra al rallentatore? Lo vedi anche tu? Mazza che cavalla! Passiamo ad una pellicola di carattere storico. Dopo La leggenda di Zorro e Mission Impossible 3, il maestro Alex Kurtzman ci porta alle atmosfere fiabesche dell'antico Egitto e riciccia una storia mai invecchiata, anzi, meglio di così non si poteva preservare. A mummia. Fra antiche maledizioni, garze e tatuaggi, la principessa Amanet viene disseppellita e non la prende bene, minacciando l'intero pianeta e rivelando il suo temperamento da dolcemente complicata. Particolarmente intensa l'interpretazione di Tom Cruise, giunto ormai alla sua 42esima pellicola, anche se per quanto mi riguarda il suo traguardo più ragguardevole è che si è calzato Nicole Kidman. No Max, questo mi sa che non si può dire. Ma come non si può dire? Ragazzi, scusate, ma è un dato incontrovertibile. L'unico caso in cui veramente te lo puoi prendere, te lo puoi appennare al chiodo. Scusate, però riconosciamo i trofei degli avversari, eh? Non facciamo i vigliacchi, ragazzi, dai! Chiudiamo il Cineforum con un regalo per gli amanti della fantascienza. Transformers giunge al quinto capitolo della saga, peraltro il più costoso, 260 milioni di dollari per due ore di esplosioni in 3D, ribaltamenti e invasioni galattiche, con i robot buoni che salvano la Terra dai robot cattivi. A questo punto non ci resta che invitare Transformers anche a Formello, per salvare la Lazio da questa sciagurata dirigenza. O sai che ci compriamo con 260 milioni? Speriamo che questo appello non resti inascoltato. Oh mio Dio! Grazie per aver seguito In Sala con Max. Viva il cinema, viva l'aria condizionata. Capo, per cortesia mi metti il pezzo di Kate Upton che si china sull'annegato? Ti ringrazio. Mazza quanto è problematica. Ma anche all'ippodromo ste cavalle.